noi abbiamo provato a conoscere meglio, più da vicino, questi uomini chiamati specialisti, gente super addestrata, la cui esistenza è sempre appesa ad un filo, che cerca di vivere nell'anonimato e che spesso è stata costretta a pesanti rinunce personali. Loro sono gli italiani del Colmo Skin, ma rappresentano un po' tutto questo mondo. Ecco per la prima volta in TV le loro storie militari e private. La vita di un custode, sinceramente, è una vita molto interessante. Una vita che ti prende e che in fin dei conti, volendo, non è che scegli tu di fare l'incursore, è la vita che sceglie te, in quanto dovresti essere, cioè devi essere un attimo più tranquillo degli altri, magari devi riuscire a mettere insieme tante cose, devi riuscire a combattere con la paura giornaliera. E non è vero che non esista la paura, è un sentimento normale che comunque ci fa andare avanti e ci evita tante cavolate, ecco. Dal punto di vista umano impone parecchi sacrifici, non tanto noi, perché bene o male noi sappiamo dove siamo, sappiamo quello che stiamo facendo. Impone tanti sacrifici alle persone che ci vogliono bene, che ci stanno accanto. Personalmente l'ho pagata abbastanza cara questa cosa, perché dopo quasi 10 anni di matrimonio mi sono separato recentemente e ho un figlio. Comunque cerco di andare avanti tranquillamente con la figura di padre, che penso che sia la cosa più importante, e in secondo luogo con la figura di soldato. Cerco di far combaciare le due cose nel miglior modo possibile. Bene o male mio figlio è sempre stato abituato a vedermi e non vedermi. In quanto lui è nato io ero via. Poi per lunghi periodi sono stato via, quindi lui bene o male ha sempre avuto la figura di questo papà che c'era e non c'era. Lui è tranquillo. Ho fatto diverse missioni, se non sbaglio. Sì. Si può dire quali? Ma sono stato in diversi teatri operativi, a partire dalla Somalia nel 93, Ruanda, Eritrea, Yemen, la Bosnia, il Kosovo, l'Albania. Qual è il rapporto con le armi da fuoco che ha un uomo dei corpi speciali? Essenzialmente di rispetto. Di rispetto e mai di fiducia estrema. Perché comunque sono oggetti che fanno male. Non devi assolutamente prendere una confidenza estrema, perché nel momento in cui prendi una confidenza estrema è il momento in cui ti fai male. Usare questo cappuccio perché non si può fare vedere in faccia, le dispiace? È un motivo di sicurezza, più che altro una forma mentis che abbiamo. È un motivo di sicurezza per noi, per le nostre famiglie, ecco, perché siamo soggetti a diversi tipi di impieghi, quindi qualcuno potrebbe aversene a male. Uomini senza volto, Rambo, so che tutte queste cose vi fanno un po' sorridere. A noi non è che possiamo ripetere un'azione, un contatto 10 volte perché va male qualcosa al registro, cioè noi non è che abbiamo 10 chuck, noi ne abbiamo uno solo che ci dura per tutta la vita, ecco. Avete il suo gruppo, pensate a Bin Laden ogni tanto? Ma ci pensiamo come ci pensano tutti gli altri. Né più né meno, io spero solo che questa cosa finisca il più presto possibile, perché chiaramente queste zone non possono continuare ad andare avanti così. Certo, se fossero gli italiani a arrestarlo, arrestare Bin Laden sarebbe una bella medaglia. Non importa chi sia, l'importante è che venga fatta giustizia. In questa missione in Afghanistan che cosa le sta rimanendo dentro? Qual è l'aspetto che l'ha colpita di più? Ma sicuramente la povertà della gente. La cosa che fa più male sono i bimbi lasciati al loro destino, così. Lei da quanti mesi è in Afghanistan? Questo qui è il terzo turno che faccio, al termine del quale sarà un anno di permanenza in Afghanistan. E che tipo di esperienza è stata? Non solo dal punto di vista militare, anche dal punto sotto il profilo umano. Ma sicuramente l'Afghanistan è un territorio abbastanza ostile, perché comunque sia non ti permette di individuare una minaccia, non ti permette di individuare la minaccia, quindi stai sempre allerta, perché chiunque può essere un possibile terrorista. Quindi per noi è molto difficile l'Afghanistan. Per lei uccidere un uomo sarebbe un nemico, sarebbe una cosa normale o sarebbe una cosa? Nessuno di noi. Nessuno di noi è qui per uccidere un uomo. Ha mai ucciso un uomo? No, personalmente no. Ma ha messo in conto che questo può accadere? Certo, facendo questo lo mettiamo in conto.
trovarsi un bambino davanti e decidere se sparare o meno? Quello è una bella decisione da prendere, è un limite, sì. Cioè, lì sì, non siamo delle persone che sparano così. Lì uno ci deve pensare su velocemente. Però il bimbo per lei è una minaccia, può anche essere una minaccia. Un bambino armato che impunta una pistola contro può essere una minaccia. Sì, può essere una minaccia. Poi volevo aggiungere una cosa, questa è la decisione dei singoli, perché se il bambino è davanti a me e io sono da solo, io posso anche decidere di soccombere al bambino, ma se il bambino è una minaccia per altri bambini o per altri uomini e io devo difendere questi uomini, c'è anche il rischio che possa commettere questo atto, diciamo, particolare contro il bambino per salvarne molti altri. E se quindi pagare io le mie pene durante la mia vita, e se perché non è una bella cosa. Che cosa proverebbe dopo, se mi hai chiesto? Sì, sicuramente starò male io per tutta la vita, perché ho commesso questo atto contro un bambino. Ha mai avuto il sospetto di aver ucciso un uomo? Mi piace più pensare che se mai è successa questa cosa, ho salvato degli altri colleghi. Lo spiegherebbe così a suo figlio? Penso di sì, è logico, con molto più amore e con molta più disponibilità. Quanti mesi passa a casa in un anno? Questa è una domanda che dovrebbe fare mia moglie, più che altro. Io ormai ho perso il conto e so che lei si segna le date sul calendario. Questa è una vocazione, è come il prete. Lo si fa perché crediamo nell'istituzione, crediamo nello Stato, in quello che facciamo. Quindi penso che lo Stato non mi tradirà mai. Davvero pensa che è come il prete? Sì. Vorrei aggiungere solo il fatto che la cosa che, almeno a me personalmente, che mi differenzia dal prete, forse io ho 3 armi in più. Ho la fortuna di avere 3 figli che alleviano queste sofferenze. Ha mai pensato di cambiare vita, di lasciare questo mestiere? I sacrifici fatti finora e mi stanno portando effettivamente a una scelta, però propende ancora sul fatto di servire la patria con la qualifica da incursore per qualche anno ancora. E poi? E poi, non so, quando arriverò a conoscere i miei limiti e non riuscirò più a trovare il modo per poterli superare, non so, getterò la spugna. Chiudiamo con quest'ultima immagine in cui è condensato tutto l'Afghanistan di oggi, che forse rinascerà a modo suo, inshallah, se Dio vorrà.